Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, che ha presentato dei numeri sui rapporti con le agenzie di viaggi che arrivano a fare il fatturato dell'83% solo quelle con insegna Verastore, che non sono una catena commerciale con contratti come avviene per le insegne di agenzia in catena. Che tipo di rapporto avete? È un rapporto commerciale basato innanzitutto sulla reciproca fiducia, sulla reciproca voglia di fare un percorso insieme. Noi abbiamo insieme alle agenzie di viaggio che vogliono fare parte di Verastore iniziato un percorso un paio d'anni fa che appunto ci ha portato, come diceva giustamente lei oggi, a rappresentare con 1500 agenzie circa l'81% del nostro fatturato, quindi veramente un risultato molto soddisfacente. E diciamo che l'ambizione è far diventare le agenzie di Verastore il luogo ideale dove comprare e fare tutta l'esperienza di acquisto per una vacanza Veratour. Quindi in che cosa consiste e come riuscite a rendere le agenzie altovendenti, possiamo dire? Si può dire. Diciamo che è una collaborazione che ha l'obiettivo di far arrivare al cliente prima di tutto questo messaggio, appunto quello di essere il luogo ideale dove comprare una vacanza Veratour, e quindi lavoriamo tantissimo in formazione in primo luogo, quindi con l'attività di dare a queste agenzie tutta la competenza e la conoscenza su quello che è il mondo Veratour, in maniera tale che il cliente ritrovi perfettamente quasi un dipendente fra virgolette Veratour a livello formativo, quindi una persona molto molto preparata sul nostro mondo e quindi in grado di indirizzare al meglio il cliente. Poi lavoriamo ovviamente un'attività di comunicazione congiunta, noi facciamo tutta un'attività a supporto per rendere dotti i clienti di tutte le opportunità che trovano all'interno di un'agenzia Verastore e banalmente ovviamente anche su tutta la parte commerciale. Noi facciamo una serie di iniziative dedicate alle agenzie Verastore che nel corso dell'anno permettono al cliente di trovare anche delle opportunità commerciali che ovviamente non trovano dappertutto. Il vostro core business, ma parliamo di oltre il 90% del fatturato, se ricordo bene, è dato dai villaggi, di Veraclub. Cosa c'è da comunicare su un prodotto che si conosce, che ha un livello di ritorno del cliente su che cifre oltre il 50%, quindi diciamo si comunica da solo. Perché un'agenzia Verastore dovrebbe essere più abile nel comunicare questo vostro mondo? No, innanzitutto i villaggi Veraclub hanno un difetto atavico, che non sono tutti uguali, nel senso che in base alla destinazione noi cerchiamo la soluzione migliore per i nostri clienti. Quindi già sapere interpretare in base al cliente che si ha davanti che tipo di villaggio consigliare, quale tipo di servizi ricerca il cliente è fondamentale. Quindi è importantissimo il ruolo dell'agente di viaggio e anzi sono esattamente il contrario di quello che stava affermando, cioè noi abbiamo bisogno di persone che siano perfettamente in grado di capire l'esigenza del cliente e dare la risposta giusta in base alla destinazione nella quale si trova e al villaggio che appunto si può offrire. Quindi il ruolo dell'agenzia di viaggio Verastore è fondamentale per il nostro risultato. Io lo dicevo prima e lo dico spesso, noi abbiamo un livello molto basso di contenziosità o di clienti che si lamentano nei nostri villaggi perché alla fonte viene fatta la vendita giusta da parte dell'agente di viaggio che ovviamente è adeguatamente formato e preparato e in grado di dare sempre la risposta giusta al cliente giusto. Nel 2022 avete aperto il canale online, quindi Veratour vende anche direttamente dal proprio sito. Come fate a non essere in concorrenza con le agenzie di viaggi? Allora, innanzitutto noi abbiamo dichiarato questo in anticipo ovviamente prima di aprire, quindi abbiamo spiegato il percorso che avremmo fatto. Oggi esiste una componente di persone che comunque preferiscono organizzarsi in maniera autonoma le proprie vacanze, ma per noi l'importante è andare a prendere clienti che non erano quelli che tradizionalmente già arrivavano nelle agenzie e nelle agenzie Verastore in particolare, perché sarebbe stato un non senso. Abbiamo però voluto aprire questo canale che ovviamente è molto operativo e molto attivo, ma ovviamente con delle regole molto chiare e molto definite. Prima di tutto parity rate, cioè, di fatto tu non puoi fare multicanalità, a mio avviso, se non garantisci a tutti le medesime condizioni economiche, che sarebbe un'operazione sgradevole e sbagliata. E quindi ovviamente questa è la prima regola. L'altra regola, l'impegno che poi in particolar modo abbiamo preso con le Verastore, è stato quello che se nel percorso della vita del cliente avesse fatto delle vacanze nei 24 mesi antecedenti e ci chiamasse, noi l'avremmo rimandato nell'agenzia Verastore, cosa che abbiamo fatto,
e soprattutto questa attività ci permette di fare un'attività di comunicazione tramite social digital molto più forte, e questo sta creando un ritorno maggiore nelle agenzie di viaggio, in particolar modo nelle agenzie di viaggio Vera Store. Quindi diciamo che è una situazione che soddisfa il cliente, soddisfa noi e soddisfa le agenzie. Quindi se guardiamo i numeri per esempio dell'ultimo anno, le agenzie di viaggi hanno ridotto le vendite Vera Tour o le hanno aumentate? Beh, sono cresciute tantissimo, le sole Vera Store sono cresciute del 32% di fatturato rispetto al 2022, che secondo noi è emblematico di un rapporto che funziona bene, ovviamente. Grazie Broccoli. Grazie a voi.